La prima lettura di oggi ci pone dinanzi delle espressioni che sono così familiari a noi da essere diventate quasi proverbiali. Ad esempio, al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ecco, questo è un passo del profeta Isaia che è citato anche da San Paolo, per indicare proprio il tempo di grazia che è stato inaugurato da Gesù, dalla sua opera salvifica, ma proprio dal mistero della sua incarnazione. Allo stesso modo, questa frase che abbiamo ascoltato alla fine della prima lettura è citata sempre per indicare il fatto che l'amore di Dio è per sempre, che è da sempre e non viene mai meno, ed è superiore addirittura all'amore materno che noi vediamo come sul piano umano la misura più grande dell'amore. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il frutto delle sue viscere. Anche se ci fosse una donna così, io invece non dimenticherò mai. Ecco, può esistere, no, che delle donne anche abbandonano i figli, che addirittura abortiscono, oppure che possano odiare il proprio figlio, anche se è molto difficile. Ma ecco, Dio addirittura dice che anche il segno più grande dell'amore umano non è paragonabile al suo amore divino, quindi all'eternità, all'indistruttibilità, al fatto che non può essere misurato, ecco, il suo amore. E allora, ecco, se il suo amore è per sempre, se la sua misericordia è infinita, se la compassione di Dio è senza misura, incalcolabile, ineffabile, cioè non si può esprimere, ineffabile vuol dire che è così grande che le parole umane non riescono ad esprimere, questo vuol dire che non ci abbandona mai. Allora anche nei momenti di dolore, di sconforto, anche nei momenti in cui non riusciamo a capire che cosa ci succede e perché ci succede, perché Dio lo permette nella nostra vita, anche in quei momenti l'amore di Dio c'è e non ci abbandona. È quello che l'Apostolo dirà poi nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28, cioè tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e che si accorgono di questo amore. Cioè, se è vero che Dio ci ama sempre, allora come leggere ciò che è apparentemente doloroso, ciò che è faticoso nella vita, come uno stimolo all'amore, come un'occasione per crescere nell'amore, come una preparazione al godimento, alla fruizione dell'amore infinito che noi potremo avere solo dopo la morte. Proprio adesso io leggevo, facevo una meditazione su un grande teologo francese domenicano morto nel 1964, il quale si chiamava Garrigou Lagrange. È un nome molto difficile da ricordare, però è stato un grande teologo e lui diceva che il fine della vita cristiana è la gloria eterna. La sorgente della vita cristiana è Gesù Cristo. L'ostacolo è il peccato. Quindi qualsiasi realtà che non è peccato non solo non è ostacoli di per sé al conseguimento della gloria eterna, ma può essere un incentivo. Anche la sofferenza, anche il lutto, anche lo scoraggiamento, anche la depressione, anche l'incomprensione, anche quello che può apparire contrario alla nostra felicità, la morte stessa può essere uno stimolo a crescere nell'amore, a prepararsi a questo incontro con Dio. E allora
al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Certo, ci sono dei momenti nella vita in cui noi sentiamo che Dio si avvicina a noi, in cui noi sentiamo che la grazia di Dio è prossima a noi, ma in realtà Dio è sempre presente a noi. E non sarà che i momenti in cui Egli è più presente a noi sono proprio quelli in cui noi non lo sentiamo vicino a noi? Tutti ricordiamo la storiella cosiddetta dell'anonimo brasiliano, no? In cui uno rivede tutta la sua vita e proprio nelle fasi della sua vita più difficili vede che sulla spiaggia non ci sono quattro orme, ma solo due orme. Dice: Signore, proprio nei momenti più difficili mi hai lasciato da solo. No, se tu vedi quelle due orme sono più profonde, perché io ti portavo in braccio. Allora, proprio i momenti che sembrano più difficili per noi possono essere un appello a crescere nell'amore, nella fede, a prepararci meglio all'incontro con Dio. E poi c'è il Vangelo di oggi. Abbiamo parlato di questo teologo, Garrigou Lagrange, un vero teologo. Ma ci sono tanti falsi teologi. Alcuni, per esempio, dicono che Gesù non era cosciente di essere il figlio di Dio, pensate un po'. Invece nel Vangelo, non solo nel Vangelo di Giovanni, qui lo dice chiaramente oggi, ma anche nei Vangeli sinottici, c'è proprio il riflesso di questa coscienza che Cristo aveva di essere il figlio dell'uomo, cioè questo personaggio divino umano che sarebbe venuto alla fine dei tempi, il figlio di Dio. E qui lo dice: per quale delle mie opere mi volete uccidere? Dice Gesù. E i giudei risposero: per nessuna opera, ma perché tu chiami Dio tuo padre e ti fai uguale a Dio. Quindi Cristo aveva piena consapevolezza di essere il figlio di Dio, di essere uguale al Padre e allo Spirito Santo. Ecco il vero motivo della sua condanna a morte. Quella che veniva considerata una bestemmia, perché uno che si faceva uguale a Dio, per gli ebrei Dio era il massimo, era insuperabile, era inarrivabile, era il totalmente altro. Quindi un uomo che si faceva simile a Dio doveva essere solo ucciso. E questo è il vero motivo. Poi naturalmente loro non avevano, i giudei, la capacità di poter condannare a morte, quindi dovevano trasformare questa accusa in un fatto politico, e quindi dicevano che egli si era fatto re dei giudei. Poi è il titolo della croce, no? Gesù Nazareno, re dei giudei. Però il vero motivo è questo, perché Cristo pretendeva di essere figlio di Dio e quindi pretendeva anche l'autorità di cambiare la legge, di cambiare la legge mosaica. Quindi, essendo figlio di Dio, era superiore addirittura a Mosè, si faceva superiore a Mosè. Preghiamo allora il Signore che in ogni avvenimento della nostra vita, come ha fatto la Madonna, possiamo vedere un segno, un appello dell'amore di Dio sempre presente e dell'amore di Dio manifestato nel suo Figlio Gesù Cristo, vero Dio, come il Padre e come lo Spirito Santo. La Madonna, anche sotto la croce, ha creduto nell'amore di Dio e quindi è stata testimone della sua risurrezione. Così sia. Amen.